Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia. Per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. E stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, capitoli 64 e 65, e forse 66, vediamo. 22 agosto e 27 agosto 1899. Continua il mio caro Gesù a venire tutto amabile e maestoso. Mentre stava in questo aspetto mi ha detto: la purità dei miei sguardi risplende in tutte le tue operazioni, in modo che risalendo di nuovo nei miei occhi mi produce uno splendore e mi ricrea dalle sofferenze che mi danno le creature.
Io sono restata tutta confusa a queste parole, tanto che non ardivo dirgli niente. Ma Gesù, rincuorandomi, ha cominciato a dirmi: dimmi, che vuoi? Ed io: quando a te c'è altra cosa che potrei desiderare di più? Ma Gesù ha replicato più di una volta che gli dicessi ciò che volessi. Ed io, dandogli uno sguardo, ho visto la bellezza delle sue virtù e gli ho detto: mio Gesù, dammi le tue virtù. Ed egli, aprendo il suo cuore, faceva uscire tanti raggi distinti delle sue virtù che, entrando nel mio cuore, mi sentivo tutta rafforzare nelle virtù. Poi ha soggiunto: che altro vuoi? Ed io, ricordandomi che nei giorni passati un dolore che soffrivo mi impediva che i miei sensi si perdessero in Dio, gli ho detto: benigno Gesù, fa che il dolore non mi impedisca di potermi perdere in te. E Gesù, toccandomi con la sua mano la parte sofferente, ha mitigato la acerbità dello spasimo in modo che posso perdermi e raccogliermi in lui. Questa mattina, mentre vedevo il mio dolce Gesù, mi sentivo un timore che non fosse lui, ma il demonio per illudermi. E Gesù, rispondendomi al timore, mi ha detto: quando sono io che mi presento all'anima, tutte le interiori potenze si annichiliscono e conoscono il loro nulla. Ed io, vedendo l'anima umiliata, faccio sovrabbondare il mio amore come tanti ruscelli, in modo da inondarla tutta e fortificarla nel bene. Tutto al contrario succede quando è il demonio. Andiamo anche al capitolo 66, 30 agosto 1899. Questa mattina il mio diretto Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa e mi ha fatto vedere il decadimento della religione negli uomini ed un preparativo di guerra. Io gli ho detto: oh Signore, in che stato lacrimevole si trova il mondo in questi tempi in fatto di religione? Pare che nel mondo non più si riconosce colui che nobilita l'uomo e lo fa aspirare ad un fine eterno, ma quello che più fa piangere è che si ignora la religione da parte di quegli stessi che si dicono religiosi, che dovrebbero mettere la propria vita per difenderla e fare che rivivesse. E Gesù, prendendo un aspetto afflittissimo, mi ha detto: figlia, questa è la causa che l'uomo vive da bestia, perché ha perduto la religione. Ma tempi più tristi verranno per l'uomo, in pena della cecità in cui egli stesso si è immerso, tanto che mi si stringe il cuore a vederlo. Ma il sangue farà rivivere questa santa religione, il sangue che farò spargere da ogni specie di gente, da secolari e da religiosi, innaffierà il resto delle genti inselvatichite che rimarranno ed ingentilendole di nuovo restituirà loro la nobiltà. Ecco la necessità che il sangue si sparga e che le stesse chiese restino quasi abbattute, per fare che ritornassero di nuovo ed esistessero con loro primiero lustro e splendore. Ma chi può dire lo strazio crudele che ne faranno nei tempi a venire? Ma lo passo in silenzio perché non ricordo tanto bene e non lo vedo chiaro. Se il Signore vuole che ne faccio parola, mi darà più carezza, ed allora prenderò di nuovo la penna in questo argomento. Perciò per ora faccio punto. Allora, tre piccolissimi capitoletti con tre spunti di meditazione. Il primo, per comprenderlo, bisogna ricordare quello che ieri, proprio nell'ultimo capitoletto meditato, Gesù ha detto a Luisa, che è cosa di importanza assolutamente straordinaria e capitale. Lo riprendo. Tu non puoi capire la forza che ha sul mio cuore di attirarmi a sé un'anima che ha il solo fine di piacere a me solo. Il solo fine di piacere a me solo. Mi sento tanto legato con essa, attenzione, che sono costretto a fare ciò che lei vuole. Cosa abbiamo sentito nel primo paragrafetto di oggi? Numero uno, cosa dice Gesù? La purità dei miei sguardi risplende in tutte le tue operazioni. Ora, questa non è soltanto, come dire, la purezza
dello sguardo di Luisa, che sicuramente non aveva nessuno sguardo lascivo, impuro o concupiscente nei confronti di nulla, d'accordo? Oppure uno sguardo, come dire, di avidità o di invidia nei confronti di bene di questo mondo o robe del genere. Ma gli sguardi in letteratura spirituale, gli sguardi sono simbolo, tu guardi quello che desideri, quindi della purezza delle intenzioni. Quindi tutto quello che guardava Luisa era Gesù ed agire per piacere a lui solo. Lo sguardo, questa purezza risplende in tutte le tue perfezioni, risale nei miei occhi e mi produce uno splendore e mi ricrea delle sofferenze che mi danno le creature, sofferenze di cui poi Gesù parla più avanti in quel terzo molto interessante capitolo che tra poco mediteremo. Quindi Gesù premette, quindi, questo agire per piacere a me solo, io in te lo trovo e quindi passa all'esecuzione. Ha detto che lui fa tutto quello che è costretto a fare tutto quello che vuole chi agisce al fine di piacere a lui solo. Cosa fa Gesù? Dimmi che vuoi. E Luisa, chiaramente la prima risposta che dà è: ma non c'è, ho te, basta e avanza la tua presenza. Però Gesù insiste, appunto perché voleva darle ciò che lei voleva. Voi capite che. Perché Dio fa tutto quello che vuole un'anima di tal fatta? Perché tutto quello che vuole un'anima di tal fatta è perfettamente conforme ai suoi voleri. Non certamente Luisa non chiederebbe a Gesù, non lo so, dammi 100 miliardi di euro perché voglio passare la vita in panciolle andando in giro a fare vacanze e viaggi, insomma, non farebbe una richiesta di questo genere. E infatti gli chiede, mio dolcissimo Gesù, dammi le tue virtù. E Gesù gliele dà subito. Poi non ancora contento, che cos'altro vuoi? E allora Luisa, vedendosi sollecitata, ci informa che c'aveva un forte stato di sofferenza fisica, che appunto le impediva di raccogliersi e quindi potersi perdere in Gesù. E Gesù stende la mano e l'allevia, lo attutisce, lo mitiga, la cervide dello spasio. Un monaco orientale, questo lo citava sempre il mio caro vescovo emerito Petrocchi, scriveva nei suoi scritti: se uno obbedisce a Dio, Dio poi obbedirà a lui. È un concetto analogo. Se agisci per piacere soltanto a Gesù, Gesù ti accontenterà in quello che vuoi. Evidentemente, per i devoti della Divina Maria, vale. I romani dicevano mutatis mutandis, quindi cambiate le cose che si devono cambiare, la stessa identica considerazione. Spiccicata. Ecco, poi secondo paragrafo, secondo capitolo, un criterio fondamentale di discernimento. Ecco, le vere anime mistiche camminano sempre con una certa titubanza, certo una titubanza che non diventa mai. E come dire, autoinvestitura ad esprimere giudizi definitivi sui propri fenomeni, no? Peggio ancora qualora fossero giudizi, come dire, di dubbio o negativi, ecco, perché tale giudizio non spetta agli interessati, ma spetta a chi è incaricato di accompagnarli, perché nessuno può giudicare, neanche il Papa, se vedesse la Madonna, potrebbe giudicare di se stesso la veridicità della sua apparizione, neanche lui. Per divina volontà, grazie a Dio, nella Chiesa si è stabilito e ha stabilito il Signore che ci sia bisogno di altri per essere confermati, e questo per la nostra umiltà. Quindi, io quando faccio le cose, ho fatto anche sabato, quando faccio le catechesi, dico sempre, perché per far capire questa cosa, io posso confessare a tutti meno che me stesso. E vi assicuro, anche per mie esperienze personali, no, che tu parli anche con un tuo confratello, quindi con un sacerdote come te, santo, e cioè vedi in lui, magari gli dici delle cose che lui, pur essendo così santo, non se ne accorge, e viceversa, d'accordo?
E poi che succede? Che magari quando io mi trovo nelle stesse situazioni in cui un mio fratello si trova che mi ha parlato, che io lui l'ho ottimamente consigliato, dico guarda in questa circostanza fai così, io stesso faccio colà, non perché si, perché c'è questa cosa, d'accordo? Che quando noi volgiamo lo sguardo su noi stessi, ecco, non è che diventiamo completamente ebedi, ma non possiamo esimerci dal chiedere aiuto, e guai a chi lo fa, d'accordo? Quindi c'è, come dire, un tasso di umiltà gradito al Signore e fisiologico anche in queste cose, no? Quindi che la persona sia sempre cauta e stia sempre in allarme, d'accordo, su possibili inganni del demonio, è cosa positiva, d'accordo? Perché non è detto che anche se fino ad oggi tu ci hai avuto un'esperienza soprannaturale autentica, il Signore non possa permettere che magari venga il demonio una volta da farti qualche strana incursione. Quindi è assolutamente positivo, no? Mi ha fatto molto profondo questo atteggiamento, diciamo così, di cautela, raccomandato da tutti i maestri di spirito. Ripeto, quando questa cautela non debordi, però nel prendersi, arrogarsi, diciamo così, facoltà e giudizi che non spettano, d'accordo? Sia nel bene che nel male, sia nel dire sì è al demonio, sia nel dire no, con certezza è al Signore. Essendo questa forma di titubanza positiva, Gesù stesso si fa incontro all'anima e gli dice: guarda, perché dà la forma un pochino, no? Perché comunque sia anche le anime, pur fermo restando quello che abbiamo appena detto, che non possono autogestirsi né nelle circostanze straordinarie, ma nemmeno nelle circostanze ordinarie, qualora intendano percorrere un vero cammino di santità, tuttavia è chiaro che devono essere formate e non possono campare, avete visto come le balie col ciuccio in bocca, che a ogni minimo movimento devono chiedere consiglio, aiuto. Questo sarebbe un estremo opposto. Allora Gesù gli dice: guarda, quando sono io che mi presento all'anima, che cosa succede? Le interiori potenze si annichiliscono e conoscono il loro nulla. Cioè, questo vale anche nel nostro rapportarsi ordinario con il Signore. Quando ci stiamo rapportando con il Signore si fa davanti a noi veramente, la prima percezione che si ha è il proprio nulla. E quindi proprio il desiderio di sprofondarsi, di annichilirsi santamente davanti a Lui, sia umiliandoci profondamente nel cuore e riconoscendoci assolutamente indegni di stare alla Sua presenza e di qualunque grazia, anche minima, un fatto interiore questo qui. E molte volte questo poi, come dire, deborda, si manifesta in gesti esterni. Pensiamo anche all'esempio evangelico di Gesù, la parabola del fariseo e del pubblicano. Quello che stava tronfio in piedi con lo sguardo in alto, e quell'altro poveraccio che stava in fondo al tempio con la testa china in ginocchio, no? Quindi l'atteggiamento repubblicano è l'atteggiamento religioso per antonomasia, quindi quello che si ha quando si sta autenticamente davanti a Dio. Perché davanti a Dio non è che Dio, come dire, gongola nell'umiliarci, nel mortificarci, nel dirci: ah, guarda quanto io sono potente, tu sei un verme inutile. Dio non fa così, ecco. Però il problema è che è un fatto oggettivo, cioè se io sto dinanzi a Dio così come Dio è infinitamente più grande di me, cioè se può fa niente, d'accordo? E io sono veramente meno che un moscerino davanti a Lui. Questo è un fatto oggettivo, per cui l'anima semplicemente ne prende atto e pacificamente con un'operazione interiore soave, ma al tempo stesso profonda, si annienta davanti a Dio. Ecco, questo è condizione tra l'altro essenziale perché si possano ricevere le grazie, no? San Pietro scrive che Dio resiste ai superbi, ma dà la grazia agli umili, perché nessuno si azzardi mai a dire che quella cosa che ho avuto me la sono meritata, sia essa grazia ordinaria, ancora peggio se fosse grazia straordinaria, no? Cioè, l'atteggiamento che si deve avere sia nel caso delle grazie ordinarie che in quella della grazia straordinaria è quello della cara Santa Elisabetta: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me
A che debbo che il Signore venga a me? A che debbo che mi abbia fatto questa grazia, quest'altra grazia? Quando dovrebbe neanche considerarmi, neanche calcolarmi per quello che sono, per quello che ho fatto. Ecco, questo è l'atteggiamento interiore che si deve avere. Anche qui entro certi limiti, d'accordo? Perché noi non possiamo presumere tanto della nostra miseria fino al punto di dire, bah, siccome l'ho fatta troppo grosse e siccome sono troppo miserabile, è impossibile che il Signore mi faccia questa grazia. Ecco, questo non sarebbe più umiltà, ma questo sarebbe di nuovo superbia. Perché Dio sa molto meglio di te chi sei e tutto quello che hai fatto. E se ti fa una grazia, certamente non sei tu che devi dare istruzioni a Dio, perché Dio non è mica sciocco. Se, sapendo molto meglio di te chi sei, ti fa una grazia, tu te la tieni quella grazia, certamente annientandoti e umiliandoti nel tuo nulla, ringraziando, questa è la loro, e corrispondendo, d'accordo? Diceva, ma tanta grande la grazia che mi ha fatto il Signore. Cercherò di ricambiarlo come posso col dono di tutto me stesso, servendolo al meglio possibile in tutto quello che è possibile, insomma, no? Quando invece una cosa viene dal demonio, si dice tutto il contrario. Quindi, anziché annichilirsi, c'è una certa compiacenza, c'è una certa, come dire, baldanza, c'è una certa, c'è una certa prosopopea, non lo so, tracotanza, indebita confidenza, no? Cioè, atteggiamenti oggi che io sinceramente vedo un pochino diffusi, quindi la stolta allegria anche nel luogo sacro, di dire ah che bello, Dio è tanto buono, Dio ci vuole felici, Dio è misericordioso, e quindi danze, fischi, balli e giochi e chiacchiere che tanto Dio capisce anche dentro il luogo sacro, cose di questo genere, no? Ecco, e io dico per l'esperienza pastorale, insomma, che alcune povere anime disgraziate, d'accordo, ma proprio cieche, ma più cieche di una talpa, sono convintissime che tutto quello che vivono è grande esperienza autentica di Dio, eccetera, eccetera, e che chi stesse fuori di queste cose è un poveretto, è un esaurito, è un bigotto, è uno retrogrado, è uno che c'ha ancora paura di Dio e tutte queste cose, tutte queste sciocchezze qui. Ecco, per cui c'è molto da pregare, no? Il problema è che questo che Gesù dice in questo paragrafo, per chi ha un pochino di scienza, non è altro che ciò che sempre è stato insegnato dagli autentici maestri di spirito, no? Quindi dinanzi a Dio questa forma di umiltà, questa forma di annichilimento non fa assolutamente raffreddare l'amore o la confidenza, anzi, d'accordo, ma le colloca nella loro giusta dimensione. Ecco, perché con nessuno, ma meno che mai con Dio, deve valere il proverbio che la confidenza sia la madre della mala creanza. Mai, no? Ecco. E questo basti, insomma, anche per questo punto. Veniamo all'ultimo, che era dolente nota. Vorrei anzitutto fare una punto, cioè, quando Gesù parla del sangue che farà rivivere questa santa religione, cioè è impressionante, siamo nel 1899, l'identità, non l'analogia, con il famoso terzo segreto di Fatima, la visione immaginaria. Penso che tutti quanti, coloro che ascoltano questa meditazione, siano un pochino addentro il corpo ecclesiale, anche perché nel 2000 fu reso pubblico ufficialmente. Cosa dice il terzo segreto? Vabbè, oltre tutti si ricordano il vescovo vestito di bianco che gli spararono e cadde ucciso, no? Ma c'era questa interminabile Via Crucis, no? Quindi questi secolari vescovi vestiti da preti, da frati, da tutto, che salivano questa montagna e c'era una carneficina, d'accordo? E che cosa succedeva? Che gli angeli prendevano, sulla cima di questo monte c'era una croce da cui grondava sangue, evidente riferimento anche al sangue dei martiri, no? E degli uccisi, e lo mettevano dentro un innaffiatoio e con quell'innaffiatoio innaffiavano le genti e queste risorgevano. Impressionante, veramente, veramente impressionante la somiglianza, no? E qui però la cosa che fa agghiacciare, che fa gelare il sangue, è che ci troviamo nel 1899 con Gesù che dice a quei tempi l'uomo vive da bestia perché ha perduto la religione, ma insomma,
Penso che non ci sia bisogno di fare lunga meditazione, insomma, su questo, perché è sotto gli occhi di tutti, insomma, lo stato di assoluto degrado morale in cui siamo decaduti, no? In cui cioè, l'Italia e molti paesi di antica tradizione cattolica. E dire che la religione è in decadenza è dire un eufemismo adesso, nel senso che la religione è completamente, come dire, ignorata, dimenticata, ma spesso e volentieri proprio calpestata, sfrontatamente, proprio mortificata, umiliata anche da fatti storici di cronaca molto molto recenti, umiliata fino al punto da pretendere di impedire a chi ancora ci credesse di fare obiezione di coscienza su temi gravissimi, d'accordo? Cioè, ma neanche, cioè, non lo so se negli stati totalitari, insomma, si è giunti a queste cose, no? Cioè, neanche a dirti, va bene, tu sei ancora retrogrado, bigotto come sei, quindi se proprio vuoi esserlo, fa come ti pare, cioè io faccio un altro. Però tu sei così ancora infantile, comunque la tua coscienza andrebbe rispettata. Non neanche questo. Adesso non c'è più neanche questo. Tra l'altro, insomma, è palesemente contrario alla Costituzione, insomma, spero che presto, insomma, questa cosa sia fatta notare, però la decadenza della religione è un fenomeno che si è, come dire, proprio incancrenito adesso. Io dico sinceramente, sono sempre pieno di gioia, pieno di fiducia perché stiamo sotto la promessa a proposito di Fatima, del trionfo del cuore immacolato di Maria. E perché tutto questo brutto spettacolo a cui ci è toccato assistere, che purtroppo il film dell'orrore ancora non è finito. Però siamo nel regno della divina volontà, noi non possiamo pensare che si svolga al di fuori del controllo del divino volere, quindi non si svolge al di fuori, cioè c'è la volontà permissiva di Dio che sa quello che sta permettendo e che soprattutto sa quello che intende fare, certamente nei tempi, nelle forme e nei modi che lui conosce. Per cui vivere questi momenti santamente significa rimanere assolutamente sereni, proprio sereni, non turbati. Gesù tante volte ha detto: il turbamento non deve mai entrare in un'anima che faccia il divino volere. E perseverare nella preghiera, perseverare nell'offerta, perseverare nella penitenza, e rimanere sempre fedeli in tutto e per tutto alla Chiesa, ai suoi insegnamenti, alla sana dottrina, agli scritti dei santi, esserne fedeli con la parola e con la vita, e moltiplicare gli atti di abbandono e collocarsi nello spirito già nel tempo della vittoria, perché questa tragedia si concluderà con il ritorno al primiero lustro e splendore di tutte le chiese e della Chiesa. Su questo non c'è nessunissimo dubbio, non ci può, non ci deve essere nessunissimo dubbio. C'è il mistero della presenza del male, quindi del demonio e di tutti i suoi scagnozzi che hanno dei certi misteriosi ambiti di azione, attenzione, molti dei quali, tra l'altro, glieli diamo noi, perché il demonio può fare tanto quanto la stupidità e il peccato dell'uomo gli consente di scatenarsi. E oggi proprio, non lo so se sono stati periodi storici equivalenti a questo, no? Anche se questo discorso è sempre molto relativo, perché io conosco questo periodo storico e non c'ero in quegli altri, quindi non posso dare un criterio di valutazione oggettivo, no? Ecco, però c'è comunque questo mistero, ecco, c'è questa misteriosa e nefasta azione del demonio, che certamente produce anche dei danni, che però rientra anche questa nei misteriosi progetti e decreti divini. Il demonio agisce, sì, Dio glielo permette, entro certi limiti, sì, perché sempre a suo scorno maggiore per la maggior gloria di Dio.
per l'esaltazione e la glorificazione dei giusti, d'accordo? E per la prova del libero arbitrio degli uomini. Queste sono le poche cose chiare e certe che possiamo sapere senza andare a cercare di indagare troppo, ecco, su questi misteri, perché poi Dio è sempre così, dà la sapienza a chi la cerca, necessaria per avere tutti i criteri di discernimento, di giudizio, per mantenere la pace e per conservare la fede. Ecco, quando uno vuole invece sfondare, sondare i misteri insondabili di Dio, volendo sapere un po' troppo, quindi più di quello che la divina giustizia ritiene che sia utile e necessario sapere, la luce di Dio diventa abbagliante e anziché raccapezzarsi qualcosa si rimane accecati. Quindi c'è sempre questo limite che bisogna avere. Certo che già allora c'era questo problema che era veramente straziante. Che Gesù segnala che quello che fa piangere è che si ignora la religione da parte di quegli stessi che si dicono religiosi, che dovrebbero mettere la propria vita per difenderla e fare che rivivesse. Ecco, anche questa lamentela di Gesù è evidente, insomma, che avrebbe ben ragione di essere se dovesse essere reiterata oggi, senza dubbio. Questo anche a noi ci dia sempre occasione di maggiore preghiera, come dire, forse anche di qualche santo pianto, d'accordo, in compagnia di Gesù, perché Gesù certamente non ride di tante cose, ma ne è addolorato, mai fonte di giudizio o di critica o di pubblica diffamazione di nessuno. Ce lo teniamo nel nostro cuore e se vediamo qualche cosa che non funziona, anche in coloro in cui dovrebbero funzionare tante cose, ecco, diventi oggetto della nostra preghiera, della nostra offerta, della nostra riparazione e sia sempre coperta con il sacro velo del santo silenzio. Ecco. Immaginiamo sempre se, per esempio, la Madonna con la sua bontà e con la sua dolcezza, dinanzi a situazioni complicate, agirebbe facendo polemiche, puntando il dito, facendo nomi e cognomi. Io, per quanto mi riguarda, ho ampiamente pensato a queste cose e la risposta è no. Chi vuole agire come agirebbero Gesù e Maria, ripensi alla passione di Gesù e a quello che lui ha fatto e ripensi allo stile della Madonna e imiti quello che ella ha fatto. Dinanzi a tante cose, ecco, preghiera, sofferenza offerta e fiducia anche in lei, che schiaccerà la testa a Satana e certamente adempirà la promessa del trionfo del suo cuore immacolato. Bene, Divina Maria, ricordaci quanto è importante sempre l'assoluta purezza delle nostre intenzioni di fare tutto sempre e solo per te e per Gesù, come abbiamo meditato. La tua mano provvidente sia sempre con noi per discernere le astuzie del demonio e i segni invece della presenza di Dio in noi in maniera oggettiva. E soprattutto la tua presenza e il tuo conforto sia con noi nel vivere questi momenti tuttora difficili, ecco, per l'umanità e per la stessa Chiesa, che dobbiamo però vivere come tuoi veri figli, come tuoi umili devoti,
e soprattutto nella fiducia più assoluta nel pieno compimento di tutte le promesse di rinnovamento, di liberazione, di risurrezione, di gioia e di trionfo che il tuo cuore addolorato e immacolato ci ha consegnato. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.